Voglia di ricominciare, di stupire anche per loro. Questo giorno è stato segnato in tutti i modi sul calendario. Amiche, amici di Firrush TV, appassionati di calcio giovanile, un saluto da Salvo Geraci. Qui ribolla, c'è ribolla New Eagles per la prima giornata del girone C dei giovanissimi regionali Under 15. Riparte il calcio anche per queste giovani promesse, quelle del Ribolla, che ha visto l'anno scorso la propria formazione Under 15 arrivare dopo il Palermo, seppur con la distanza di 12 punti, ma ottenendo la soddisfazione di vincere quasi tutte le partite in casa nel girone B, 10 su 11, ma anche sul curriculum sono stati registrati il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Dal lato New Eagles, quello della scorsa stagione è stato un campionato da secondo piano, un settimo posto nel girone C, ma anche qui sono stati raggiunti obiettivi importanti. Uno degli avversari è stato il nuovo FC Messina, battuto sia l'andata che il ritorno, segnando 7 gol in totale senza subirne uno da una squadra che storicamente vuole riportare la città di Messina in categorie più adeguate alla piazza, molto delusa negli ultimi anni calcisticamente. Andiamo a leggere le formazioni di Ribolla e New Eagles Under 15, Ribolla che si presenta con Mini Traipali, Scafidi, Cortegiano, D'Amico, il capitano della squadra, poi Orlando, Calaio, Di Stefano, Ciulla, Scrimenti, Candela e Barone, con il supporto alla panchina dell'allenatore Giuseppe Cintura. New Eagles che si presentano con la Rosa Traipali, poi Fabio, Pidala, Noto, Pruiti, Ciarello, Arcodia, Mangano, Oriti, Smiriglia, Venuto, Calanni, Fraccono. A disposizione dell'allenatore Francesco Drago, Antonio Riccardo, Calanni, Fraccono, poi D'Ambroso, Passalacqua, Miracola, Costanzo e Miceli. Invece nell'altra panchina Presi Giacomo, Arena, Livigni, Di Marco, Agnello, Porretto e Imera. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio tra le due squadre. Partirà la squadra di casa del Ribolla. Arbitro del match sarà il signor Davide Cortegiani. Con la battuta, col pallone in mezzo al campo, inizia il campionato di Ribolla e New Eagles. Arriva il supporto dalla panchina dei due allenatori per questi ragazzi che praticamente non giocano a calcio da tanto tempo per motivi abbastanza noti, ovviamente in maniera ufficiale, non disputano una partita ufficiale da tanti mesi. Adesso è arrivato il momento. Intanto l'arbitro dà un'occhiata anche alla panchina, se sembra tutto a posto, vuole un membro dello staff per squadra in piedi. Ovviamente sì, non si può che parlare dell'allenatore. Tutti comodi, inizia Ribolla New Eagles. Con il possesso palla già perso per i padroni di casa, che cercano di gestire il pallone recuperando, come in questo caso, per manovrare il gioco. Però ancora le New Eagles che cercano di spazzare via con Mangano, che prende questo pallone a duello con Scafidi. La conclusione, il messo in mezzo, la conclusione qui va fuori e già c'è la prima occasione del match dopo 30 secondi. E di targa New Eagles con Calanni, che si è presentato sul secondo palo, ha colto il traversone alla sinistra di Mangano, ma non ha trovato la porta, anche un po' sprecata, visto la distanza con il palo difeso da Minni, che adesso si incarica alla rimessa dal fondo. Prima occasione subito per le New Eagles. Attenzione qui al vice capitano Smiriglia, che tenta di rubare il pallone, ma poi arriva anche una conclusione dalla distanza da parte di Arcodia. Sembra abbastanza chiaro la missione delle New Eagles: colpire sin da subito, anche con delle conclusioni da fuori che potrebbero essere non perfette. Intanto qui gli ospiti guadagnano una punizione e restano sempre avanti verso la porta difesa da Raffaele Minni. Punizione quindi per i giallorossi, sempre Ettore Arcodia.
che ha tentato la conclusione poco fa. Sono quattro in barriera per il Ribolla con Minni che sistema il suo muro. Sembra essere tutto pronto. C'è il fischio di Cortegiani. Parte Arcodia sulla barriera che respinge la minaccia. Ancora Arcodia ci prova. E il pallone rimane lì. Spazza via Fabio. Mette sulla fascia il movimento per Venuto. Adesso Mangano prova a girarsi. Ancora duello con Scaffidi. Entra in area Mangano. Ancora Mangano. E l'anticipo di Calaio per il calcio d'angolo. Accorcia Ettore, accorcia tu, basta Ivan, dove vai? Basta. Calcio d'angolo per le New Eagles. Calanni sei distanti. Salvatore Venuto alla battuta. Chiede ancora qualche dialogo con i compagni. Parte il suo destro, alto, esce Minni, non perfetto, cerca di spazzare via il Ribolla. Altra conclusione con Minni che trattiene e tira un sospiro di sollievo, anche perché l'azione stava diventando abbastanza pericolosa. Calaio, rilancio di Minni. Pallone verso il fallo laterale, salvato all'ultimo con la serie di dribbling tentata da Mangano. E continua a dominare la squadra ospite. Fabio, ancora lotta su questi palloni. Serie di palleggi tra le due squadre. Pallone alzato ancora una volta. Noto cambia verso Mangano e si va di nuovo dalla difesa con Pidala che si rifugia da La Rosa. La Rosa che veste una casacca per coprire la maglia dei giocatori di movimento, ovviamente per farsi distinguere anche dall'arbitro. Pallone a centrocampo conteso tra le due squadre. Alla fine alla meglio Ciulla che riesce ad allargare, però ancora una volta Pidala allarga bene dall'altro lato dove c'è Calanni. Calanni con la suola cerca di sistemarsi il pallone in profondità, lotta ancora Fabio, pallone in area di rigore con Smiriglia che cerca di conquistare la sfera grazie a dei rimpalli. Attenzione allo scarico verso la sinistra con la conclusione ancora una volta di Mangano. Stavolta la conclusione è semplice per Raffaele Minni. Eccolo Daniele, bravo. Pallone in fallo laterale. Spiri, l'aria. Vede, entra. Arriva il pallone per le New Eagles, non sfruttato abbastanza con Pruiti che ha messo fuori. Rimessa lunga con il possesso palla della squadra ospite che recupera così il gioco e poi ripartire da Michelangelo La Rosa. Pidala. Guarda dietro, guarda! Rischia di perdere palla qui Venuto. C'è ancora lotta con la suola in mezzo a due, serie di dribbling. Non è riusciti, attenzione qui ai passaggi. Con il Ribolla pronto ad aggredire.
cambio sulla fascia non è perfettamente riuscito. Scaffidi deve stare attento dietro perché gli avversari sono oltre il suo corpo, pronti a aggredirlo. Attento là, perdiamo Roma, perdiamo Roma. Priti, arco di A, Pidala di nuovo da arco di A. Guarda in profondità, il suo lancio è intercettato. Attenzione perché c'è Salvatore Barone che tra le linee riesce a servirla per Ciulla. Ancora il pallone di ribolla, rimane avanti Smiriglia, se ne va verso la fascia, guadagna una deviazione, pallone fuori e il ribolla guadagna metri. Una rimessa laterale importante. Mettiti sulla linea. Vieni, sulla. Opportunità per il ribolla. Con questa punizione, pallone in mezzo, levato via. Prova a raggiungerlo Calaiò. Però la squadra di Cintura è costretta a ripartire da capo, addirittura dalla difesa, con il rilancio di Minni. Fischio dell'arbitro, fuori gioco per la squadra di casa. Allora punizione per le New Eagles. Arco di A, lancio lungo, cercare Mangano, pallone fuori, però c'è stato il tocco? No, c'è proprio la restituzione del pallone a Scaffidi. Scaffidi cerca Smiriglia, non riesce a girarsi. Allora poi c'è il rilancio di Pidala. Adesso Mangano, ha trovato un po' impreparato il destinatario. Altro lancio in profondità per la sponda. Gira Smiriglia, ancora per il movimento di Pidale, la corsa contro l'avversario. Altro cross in mezzo, non c'è il tocco vincente. Attenzione lì ancora con la conclusione, la parata bassa di La Rosa. Arriva la risposta del ribolla. In questa conclusione di Fabio. Arco di A. Sempre a cercare lungo i compagni. Qui Mangano non aggancia. Sotto la supervisione anche dell'altro set di Stefano. Cercato ancora Smiriglia, che lotta sul pallone, che è uscito. Altra rimessa laterale. Gira il pallone le New Eagles, che non perdono in trasferta dal 9 novembre 2019. Dalla sconfitta in casa della Nuova Rinascita per 1-0. Dopodiché 6 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 2 pareggi. 1-1 in casa del Ionica, 3-0 in casa del Folgore, 4-2 in casa del Promo Sport, 3-1 al Free Time, il 5-0 di cui abbiamo parlato prima all'FC Messina e il pareggio per 2-2 contro i Giovani Leoni. Il campionato scorso si è concluso con la vittoria per 8-0 contro il Bagheria Città delle Ville. Questa ovviamente è l'ultima partita del ribolla, mentre per le New Eagles è il pareggio 1-1 contro il Ionica. Gol di Lupica per le New Eagles. Si lotta ancora a centrocampo in cerca di una soluzione. Rincorre
la difesa, però comunque la rimessa è sempre per le New Eagles. Messa battuta dal capitano Pidala. Bene! Sei mezzala, non sei esterno! Fabio! Grande lotta e lo scatto di Cortigiano che supera Pruita, ancora Cortigiano mette in mezzo, il servizio è un po' così, poteva fare molto meglio. Le New Eagles provano a ripartire, deviazione che forse, oppure no, favorisce Venuto, non è arrivato troppo tardi. Qui ancora un rischio di Mini con pacchetto offensivo delle New Eagles molto alto con il baricentro. Attenzione qui al filtrante verso Calanni che è caduto a terra, non c'è assolutamente niente per Cortegiani. Arbitro del match, purtroppo non è spazzato fuori, stava attaccando Calanni. Messa laterale per le New Eagles, il cross di Fabio, non c'è nessuno, c'è spazzare la difesa del Ribolla. E qui Barone voleva servizio per Scrimenti. Indicazioni per Barone, parte del suo allenatore Cintura. Lo scambio di posizione con Scaffidi. Oriti salva questo pallone ma non c'è nessuno dei suoi. D'Amico gira il capitano per Calaio. Profondità, insegue Di Stefano ma anche Pidala, dove è più veloce di Salvatore Di Stefano. La rimessa per le New Eagles. Consegnato comunque il pallone al Ribolla. Serie di colpi di testa, il pallone non va giù, aggancia però Di Stefano. Non si è concretizzata l'azione. Giocatori tutti lì a centrocampo con la speranza per i due allenatori di ricostruire le squadre. Ci tenta Calagna al volo, pallone fuori, infatti accanto a lui c'era Venuto che proprio gli ha detto con parole più pesanti: ma che fai? E proprio siamo andati sul leggero per descrivere questa azione. Attenzione qui con Di Stefano che non capisce la traiettoria del pallone, se l'ha visto davanti, lui troppo indietro. Grande anticipo qui di Ciulla, che porta palla, c'è nelle vicinanze Scrimenti, ma lui preferisce andare per vie intermedie. C'è il fallo fischiato su Andrea D'Amico, calcio punizione per il Ribolla. Andrea D'Amico il più giovane in campo per il Ribolla, nato nel 30 novembre del 2007. Punizione quindi per il Ribolla. Sulla battuta c'è Candela. New Eagles che si sistemano, ovviamente la barriera non si costruirà. Le distanze sono quelle, non vicine al limite dell'area di rigore. C'è il fischio dell'arbitro con la battuta verso il secondo palo, più in mezzo all'area. Attenzione al servizio per Venuto, non c'è fuorigioco, chiama il pallone Smiriglia, però Venuto non riesce a vedere il compagno. Il pallone girato, tentato dall'altra parte con il movimento di D'Amico che deve inseguire ancora una volta Pidala. E alla fine il capitano delle New Eagles guadagna la rimessa.
17esimo 0-0 alla Ribolla. Subito le New Eagles sono partite forte con una serie di conclusioni. C'è stata la risposta della Ribolla, ma le due squadre stanno affrontando una fase di equilibrio negli ultimi minuti. Scavalca l'avversario Oriti e scarica sulla fascia. Calagni ha anticipato l'intervento degli avversari. Secondo i compagni ha fatto più del dovuto, comunque ha ricevuto complimenti di mister Drago. C'è un cambio nel Ribolla. Esce Salvatore Di Stefano al suo posto, l'ingresso in campo di Giacomo Agnello. Qualche problemino per lui o molto probabilmente una scelta tecnica. Tocco in alto per giocatori del New Eagles che tentano di andare via. Qui lo è entrato Agnello, non recupera il pallone, ci pensano i compagni, la sponda non arriva proprio di Agnello. Allora continuano a costruire i giallorossi. Altro servizio in profondità su cui stava arrivando Venuto. Noto, attenzione, perché c'è il fuorigioco sull'inserimento di Mangano. Rinvio di Minni, basso con centrocampo, altro rilancio, insegue Scrimenti, pallone finisce fuori, sempre con l'azione di Fidala, a cui viene ripassato nuovamente il pallone, tocco di Noto, pallone fuori, cerca di mettere in Ribolla, che nelle poche opportunità che ha avuto, ha cercato di ripartire specialmente sulla fascia grazie alla corsa di Andrea Cortigiano, che però in un'azione ha messo debolmente una traversone in area. Calanni si allunga troppo il pallone, allora rincorre, c'è anche l'aiuto di Daniele Fabio. Ancora Calanni sulla fascia, riesce a scattare, rimpallo su di lui sul cross con Candela, pallone ancora in mezzo, non c'è nessuno. E qui mister Drago se la prende con Mangano che non era presente in area. Fidala allarga, altro cross sul secondo palo, direzione a levar via. Ancora Oriti, prova a mettere in avanti, Venuto lotta sul pallone, ma c'è Scaffidi che protegge e avanza. Con lo scambio con Scrimenti, pallone che però finisce a centrocampo, ancora una volta dalle New Eagles. Pretty si rifugia da La Rosa. Servizio filtrante, ha rischiato un po' Scaffidi rilanciando, non ha trovato una fortunosa rimessa laterale. Arrivati in mezzo al campo, risolve Calaio che si rifugia da Minni. Altro rilancio, troppo lontano Agnello, e qui c'è il fallo sul capitano Pidala, fischiato dall'arbitro. Altra punizione per le New Eagles.
Ma tutto adesso, infatti si deve aspettare l'arbitro troppo presto. Lo scorrimento veloce del pallone. Con Arcodia pronto a battere. Incaricato per i calci piazzati delle New Eagles. Sempre 4 in barriera per il Ribolla. Pidala lascia alla conclusione che finisce alle stelle praticamente. Dietro l'Arcordia. Non trova la porta neanche stavolta. Ma comunque c'è un altro segnale da parte delle New Eagles. Tentano comunque anche in questo modo la via della rete. Scrimenti qui un po' lezioso, infatti Cintura si è arrabbiato un po' dalla panchina. Arcodia, Agnello a inseguire gli avversari, ma il pallone gira molto bene con Fabio. Il suo lancio prende il corpo di Candela, già battuta la rimessa con il cross in area di rigore, limite dell'area, la sponda, non riesce, il pallone ancora lì, lotta ancora Mangano, esce Minni che risolve tutto. Mangano poteva avere una possibilità, ma giustamente è stato bravo il portiere, protegge molto bene Pidala. Noto il controllo. Pruiti mette in avanti e insegue ancora Mangano che lotta su questo pallone, spazza via il portiere, molto indeciso, quasi su Calaiò. Attenzione, un altro pallone per le New Eagles che cercano di mettere in mezzo con Oriti. Il pallone ancora arriva al limite dell'area, la conclusione col piattone di Fabio va fuori. Bella l'idea, meno la traiettoria, però comunque l'intenzione c'era abbastanza. Intanto Cintura molto arrabbiato con Scrimenti. Parone può partire, il servizio per Agnello che si gira, prova a ripartire da capo. Ancora l'atterramento di Candela, il fallo fischiato dall'arbitro. Punizione Ribolla, la battuta in profondità, anticipato il servizio con il tocco anche di Fabio, lo scontro con Barone protagonista, il fallo in attacco su Oriti. La battuta di Arcodia, cercare sempre Federico Mangano a duello con Scaffidi, che riesce a servire in profondità. Scrimenti ancora una volta in ritardo, si prova a ripartire. Agnello scarica ancora su Scrimenti, azione che non si concretizza. Attenzione al passaggio un po' pericoloso della mediana delle New Eagles. Altro lancio in avanti, sono gli ospiti a inseguire il pallone con il rimpallo favorevole a Daniele Fabio. Riparte Oriti, servizio per Salvatore Venuto che prova a inserirsi tra gli avversari, tocco anche su Oriti, ancora Fabio che lotta fino alla fine. Barone cambia dall'altro lato del servizio in profondità a cercare uno tra Candela e D'Amico, pallone che finisce subito dall'altra parte con Smiriglia che lo aspetta. Niente da fare, altro rilancio capitato su Mangano. Forza Jacopo!
Sali Daniele. Ribolla. Tiene la rimessa. Lancio di Orlando finito sull'avversario. Scambio con Scrimenti. Pallone ancora una volta fuori. Venuto, prova al volo dopo il servizio, in realtà un cross sul secondo palo per il colpo tentato al volo di Calanni. A proteggere ancora Cortegiano, alla meglio il 3 del Ribolla e si ripartirà dal portiere. Il tocco di Pidala, qui non perfetto, ma è arrivato anche in controtempo. Giri non favorevoli, venuto, tocco che fa prendere metri alla Ribolla. Rimessa battuta velocemente dalle parti di Agnello, anticipato il 16, ne è entrato a Di Stefano subito, adesso nel primo tempo. Imprecisioni nel centrocampo, qui si cercava un servizio filtrante, non riuscito verso Salvatore Barone. Altro lancio lungo per il filtrante verso Mangone, attenzione qui a Mini. Triangolo riuscito, allora Candela può andare, non arriva Barone. Pallone ancora una volta all'altra parte con Calanni che insegue. Mini la fa sua, trolla col piede e rilancia. Efficace il controllo di Ciulla. Cade a terra Scrimenti, se la cava anche con l'aiuto del compagno. Non si riesce a girare la palla verso i compagni, allora Ribolla tenta di ripartire, si cerca di costruire un'azione, altro lancio lungo a cercare sempre Barone che non riesce a salvarla, non riesce a farla andare oltre. Quando siamo quasi giunti alla prima mezz'ora di gioco, sempre 0-0 tra Ribolla e New Eagles. Scaffidi, adesso il pallone giunge a D'Amico, non perfetto qui, però Candela recupera e cerca di scaricare, attenzione all'inserimento di Barone, pallone innalzato, ancora Candela, il colpo un po' così, quasi disperato, per tentare una conclusione verso la porta e qui è bravo Riti a saper gestire e a portare avanti l'azione con Calanni sulla fascia, anticipato da Cortigiano che ferma l'azione delle New Eagles. Il cross di Fabio, pallone uscito. Per la categoria under 15 sono due tempi da 35 minuti, quindi siamo veramente quasi alla fine. Fuori gioco, fischiato a Smiriglia che sta rincorrendo il pallone. Tante le indicazioni di Mister Cintura verso Scaffidi, il 2 del Ribolla. Battuta la punizione per i padroni di casa, sempre Agnello che con la sua altezza prova a gestire i palloni in profondità. Che anticipo qui su Calanni da parte della Ribolla, altro pallone verso Barone, l'altro 11 e c'è l'anticipo di Pruiti. Grande l'intervento di Cortigiano.
Tripolla che si fa vedere di nuovo dalle parti di La Rosa. Ancora Cortigiano. Se la porta in volo la palla, ma ancora un rinvio del Migos. L'ultimo tocco è stato comunque di Cortigiano, che era sulla traiettoria per giustamente recuperare di nuovo il pallone. Gli ospiti hanno avuto la meglio. Agnello attacca La Rosa, che con le indicazioni di mister Cintura. Quasi il tacco di Candela per i suoi. Lancia in avanti la sponda di Smiriglia. Ancora la corsa di Calani sulla fascia, non riesce a salvare questo pallone che finisce fuori. Comunque arrivano i complimenti di Francesco Drago dalla panchina. Ha tutta la rimessa con Agnello, che può finalmente per lui agganciare questo pallone. Ancora Agnello. Deve considerare anche la pressione degli avversari. Cerca l'1-2 con Candela, che era dietro di lui. Altro pallone fuori. Tentata l'intesa tra Agnello e Candela. E Cortigiano sale per battere la rimessa. Meno di 2 minuti alla fine del primo tempo, escludendo l'eventuale recupero. Pallone in mezzo, levato via dagli avversari. Attenzione, perché ci potrebbe essere spazio per le New Eagles. Due difensori a proteggere per il ribolla dietro. Scalfidi e Calaiò. Verticalizzazione con il pallone che viene rincorso da Oriti, che ha la meglio su Calaiò. Ancora Oriti che si infila il servizio dietro per Smiriglia. Allarga comunque Noto verso la fascia, prova a mettere in movimento Mangano. C'è la deviazione decisiva. Ancora una volta la difesa della ribolla che ha anticipato la conclusione a Mangano. Nichols che finisce in attacco questo primo tempo, venuto dalla bandierina. Vedremo se probabilmente prenderà la testa di Mangano, uno dei più alti in mezzo all'area di rigore. Parte il destro di Venuto, Mangano non ci arriva troppo sul portiere, pallone fuori con Fabio che potrebbe caricare la conclusione. Riesce a conquistarla di nuovo la sfera, altro traversone verso l'altro lato di Calani, con Mangano che deve controllare. Ci riesce con una serie di palleggi e prova a girarsi anche con una Veronica contro Scaffidi, pallone fuori. Nichols ancora avanti con questa fine di frazione in proiezione offensiva. Pidala, Venuto di nuovo per Pidala, traversone basso, Minni. E c'è il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo tra ribolla e New Eagles, 0-0. Partita divertente, molto combattuta in mezzo al campo. Partita fortissimo con le New Eagles vicine al gol dopo soli 30 secondi. Una traversone sul secondo palo, praticamente buttato fuori davanti il portiere. C'è stata la risposta del rivolo, ma le New Eagles hanno tentato anche da fuori un paio di volte la via del gol. Noi ci ritroviamo da meno di un quarto d'ora per la ripresa di Rivolla New Eagles.